Ciao a tutti da Moga Runner, ci troviamo a Brinzio, sulla provinciale 62, ed andiamo a esplorare la filanda di Leopoldo Ranchet, attiva dalla metà dell'Ottocento ai primi anni del Novecento. Ci lavoravano circa 140 donne della zona del Brinzio. La vita lavorativa della filanda era dura, ma permetteva anche, secondo un modesto salario, di tirare avanti. La famiglia. Le filandiere lavoravano dalle 15 alle 17 ore consecutive. Ci lavoravano anche le bambine. Il luogo di lavoro era Marsano, dove si respirava la cenere proveniente dalla ciminiera e le mani di continuo nell'acqua bollente per districare il bozzolo del bacco da seta. La filanda era alimentata tramite canale e tubature della cascata Peseg. La cascata Peseg è alta 30 metri ed è alimentata dal torrente Valmolina. Adesso vi faccio vedere la tubatura che alimentava la filanda. Questa è la tubatura dove scorreva l'acqua del torrente e della cascata Peseghè alla filanda. Adesso vi porto a vedere la filanda. Si inizia a vedere l'edificio della filanda. Passiamo avanti. Su quel che rimane dell'edificio della filanda Ranchet compare anche il numero civico 124. Quello che rimane della filanda Ranchet. Sulla soletta, sulla pavimentazione della filanda, cresciuta la vegetazione, piante e tanto muschio ovunque. La natura si è preso quello che gli è stato tolto. Questa era la cisterna
della filante. Siamo dentro la filanda. Che rimane un fermaporta. Adesso andiamo nei sotterranei. All'interno del pozzo di decantazione.
Tutto intorno l'aria circondata da detriti, grondaie e travi. Sei avanti. Qui 140 donne e bambine lavoravano duramente. Adesso proviamo ad entrare nella fabbrica dove si lavorava la seta. Probabilmente questi sono i bagni degli operai. Adesso entriamo. E adesso ci addentriamo nei sotterranei della Finlandia. Siamo all'interno del tunnel della Finlandia. Davanti a me c'è un pozzo e gli scarichi dell'acqua di lavorazione. Ecco, nel pozzo c'è ancora dell'acqua, adesso vi faccio vedere. Avanti. Questo è una vecchia tubatura arrugginita come le altre che sono qui a fianco. Adesso torniamo in superficie. C'è la scalinata che scende lungo il pozzo, profondo circa 20 metri, dove conservavano il carbone per alimentare la ciminiera e per far bollire l'acqua poi. Adesso proseguiamo. In lontananza si vede la ciminiera e adesso accendiamo. Quello che rimane è la ciminiera.
sono più all'inferno per salire, per pulire e per fare la manutenzione della foligine. Accanto alla filanda Ranchet scorre il torrente Valmolina, la centrale elettrica che alimentava la filanda. Devo esplorare centrale elettrica o quel che ne rimane. Il quadro elettrico è sparito. Adesso lasciamo la filanda Ranchet ed andiamo a visitare le cascate, la cascata Peseghe.